Beh, come nasce il colore verde della vita? Era notte, stavo guardando Videodrome di Cronenberg. Quel film scaturì in me una serie di emozioni molto, molto forti. Non appena finì il film, la prima cosa che feci interrompere la visione, mettermi seduto sul letto, prendere un pezzo di carta, una penna e cominciare a scrivere. Sono subito passato all'azione, l'azione dei dialoghi, l'azione dei personaggi in scena, quindi decisi di scrivere un film su Elias proprio perché rappresentava un po' la mia età, la mia generazione, una generazione in crescita che stava per entrare anche in un momento di crisi economica e sociale molto forte. Un lungo travaglio, la sceneggiatura fu scritta per circa 2 anni, 2 anni e mezzo, fino a quando non trovai le idee giuste che avrebbero potuto raccontare, secondo quelle che sono le mie tendenze, le mie caratteristiche narrative, legate alla droga, legate a famiglie sbandate, legate a persone, personaggi inseriti all'interno di una società malata, a volte anche perversa. Facendo ciò, credo di aver anche un po' esorcizzato le mie paure verso quelli che sono stati gli anni successivi, ma volevo anche che i giovani potessero e avessero un punto di riferimento attraverso un film del genere. Quindi io con Elias non mi sono dato nessun tipo di limite, ho cercato esclusivamente di rendere vero il suo percorso all'interno della storia e poi aggiungendo una matrice psicologica che appartiene molto al mio modo di analizzare la società, di analizzare me stesso, di analizzare tutto ciò che mi circonda, con una tendenza anche un po' favolistica, perché Il colore verde della vita, il titolo lo dice molto bene, è un film sulla speranza di capire se stessi, diventare consapevoli, incontrare una persona come succede ad Elias con Franco, che nonostante le difficoltà lo porta in casa e gli dà una mano per ripristinare un po' quelli che sono tutti i buchi creati nel suo percorso. Quindi Il colore verde della vita è un film dedicato alla vita, a chi ama vivere, a chi non si arrende, a chi cerca una possibilità, a chi cerca un'alternativa, a chi non chiude gli occhi, anzi a chi li apre gli occhi, a chi guarda verso l'orizzonte. Un film che dal presente va verso il futuro, superando le crisi del passato. E credo che sia un film molto attuale, un film che lascerà un segno importante in tutti coloro i quali lo andranno a vedere al cinema. Grazie.